Il video di oggi sarà il What's on my iPhone. A dicembre ho cambiato telefono per un susseguirsi di sfortunati eventi. Se volete, qui sotto in descrizione c'è il link al video, al vlog che ho fatto, così sarà tutto molto più chiaro. Comunque, oggi voglio farvi vedere che cosa c'è nel mio telefono, perché tante di voi me l'hanno chiesto da quando appunto ho preso questo telefono nuovo. Quindi, se vi interessa, continuate a guardarlo. A chi non interessa e vuole commentare qui sotto, commenti per insultarmi e criticarmi, semplicemente chiudete il video e non fatelo, perché sarà inutile visto che a me non interessa. Questo video lo faccio per le persone che mi seguono, per le persone che appunto sono curiose semplicemente di vedere le applicazioni che ho. Il mio telefono appunto è un iPhone 7 Plus ed è completamente nero, nero lucido, non opaco. La cover che ho su in questo momento è questa qui ed è della Skinny Dip e sopra c'è scritto Not Your Babe su questo sfondo di finta pelle e questi ricami con rose, fucsia e rosse che io adoro tantissimo. Tra l'altro per me è difficilissimo trovare delle belle cover per questo telefono che appunto è il 7 Plus, perché tutti si fermano massimo al 7 normale. Questo è un po' il problema, però sono felice perché questa cover per esempio mi piace tantissimo. Comunque ora possiamo iniziare col video e farvi vedere che cosa c'è nel mio telefono. Ok, iniziamo con lo sfondo. Questo è il mio sfondo, ovvero Troye Sivan su uno sfondo, continuo a dire sfondo, azzurro. E sblocchiamo il telefono. Questa è la mia home, dico anche lo sfondo della home che è il simbolo dei Mangiamorte di Harry Potter. Mi piaceva molto, anche se non sta benissimo come sfondo home, però non ci posso fare niente, mi piace troppo. Partiamo dalla prima applicazione che ovviamente è Photos. Ah, e vi dico già che il mio telefono è in inglese, quindi è per questo che vedrete tutto scritto in inglese. Comunque, queste sono le foto e come vedete come ultime foto ho queste immagini prese da Tumblr che ho scelto un po' per ispirazione, anche come sfondo. In realtà, per esempio queste qui ambientate nei Luna Park, guardate che carine. E niente, queste sono le mie ultime foto, però c'è anche Kylie che è la mia cagnolina. Poi qui abbiamo le note, che però non vi apro perché lì nelle note ci sono scritte anche cose che sono segrete ancora e non potete leggere, quindi le lascerò lì senza aprirle, però sappiate che ho anche l'app Note. Poi ovviamente ho anche Maps, conoscete tutti questa applicazione, praticamente è un navigatore. Qui invece ho Snapchat, che però non uso da tantissimo tempo. Su Snapchat mi potete trovare col nome Cleo Toms, come su tutti i social, però purtroppo non lo utilizzo più perché da quando ci sono le Instagram Stories non uso più Snapchat, perché è la stessa cosa e le Instagram Stories sono più comode. Qui abbiamo il calendario, poi abbiamo il telefono per chiamare, ma va. Qui invece c'è iMessage, che ovviamente non utilizzo perché utilizzo WhatsApp come tutti, però iMessage lo utilizzo con mia sorella perché lei preferisce iMessage. Poi ho Spotify e io Spotify la adoro perché veramente è comodissimo. Ah, tra l'altro stavo ascoltando What If dei Tokyo Hotel, che è la nuova canzone dell'album dei Tokyo Hotel. Comunque sì, mi piace tantissimo Spotify. Ho Spotify Premium insieme a Vodafone, quindi tra poco mi scadrà questo premium gratis, ma credo proprio che inizierò a fare lo stesso l'abbonamento perché è veramente super comodo. Si possono ascoltare le canzoni anche senza la connessione internet e si possono ascoltare ovviamente tutte le canzoni del mondo, tutte in una sola applicazione. Poi abbiamo il meteo, che non controllo spesso, però è qui. Poi Safari, che in realtà utilizzo abbastanza, magari per fare delle ricerche e tutto il resto, anche se ovviamente per i miei social preferiti ho le applicazioni, quindi non navigo su Twitter per esempio su Safari, ma uso l'applicazione. Però magari per Google o spesso vado a cercare informazioni su film e serie TV da guardare, anche su attori, quindi è comunque molto utile. Poi qui ho Facebook, tra l'altro adesso su Facebook sono comparse anche su Facebook le Instagram Stories, le Stories, quindi aiuto, siamo circondati da stories. Comunque questa è la mia pagina Facebook che si chiama Cleo Toms, come sempre. E l'ultima cosa che ho postato, è una cosa carinissima di questa pagina di Harry Potter che si chiama A te che sei rimasto con Harry Potter fino al... A te se sei rimasto con Harry Potter proprio fino alla fine. E questo meme qua è bellissimo, se si chiama meme. Comunque, diversi anni fa un uomo saggio mi diede un consiglio: mangia, ti sentirai meglio. E io non smisi mai di seguirlo, ma proprio mai. E questo è il professor Lupin. Vabbè, faceva ridere. Comunque, oltre a Facebook ho anche Tumblr. Tumblr mi piace tantissimo perché mi dà veramente un sacco di ispirazione per le immagini, per le frasi, per veramente un sacco di cose. E questo è il mio profilo, mi chiamo itstomshere.tumblr.com se non sbaglio. Comunque questo è il mio profilo. Ogni tanto pubblico anche delle foto mie, per esempio questa qua di Kylie, della mia cagnolina.
cagnolina, però solitamente più che altro rebloggo altre immagini di altri profili e cose varie. Comunque è veramente di tanta ispirazione, quindi se volete seguitemi perché a me piace un sacco. Poi abbiamo ovviamente l'orologio. Queste sono le ultime mie sveglie che ho impostato. Oggi mi sono svegliata alle 10 e poi alle 10 e un quarto, cioè praticamente oggi ho messo queste tre sveglie e alla fine mi sono svegliata. Quella delle 15:30 non so perché esiste, ma lasciamola lì. Poi ovviamente la camera, la macchina fotografica, le impostazioni, e poi iniziamo con qualche applicazione diversa rispetto ai social, che è ViscoCam. Ve ne ho già parlato nel mio video dedicato a come modifico le foto di Instagram, che vi lascio qui sotto in descrizione, così lì vedrete tutto nel dettaglio. Però in ogni caso, velocemente, questa è l'applicazione che utilizzo maggiormente per modificare le mie foto di Instagram. Infatti, come vedete, più o meno hanno tutte lo stesso effetto. E la cosa comoda di ViscoCam è che una volta modificata la foto potete vedere ovviamente com'era prima e come è dopo, ma soprattutto, per abbinare bene tutte le foto tra di loro, potete cliccare su copia effetto e lo potete incollare su una foto che non avete ancora modificato e fate paste, quindi copia e incolla l'effetto, e quindi automaticamente vi cambia l'effetto senza dover star lì a rifare tutto da capo. Quindi questa è una cosa molto molto comoda che io utilizzo sempre per le foto Instagram. Qui abbiamo Gmail, ovvero le mie mail per controllarle, poi ovviamente YouTube. Vi faccio un po' vedere la mia home di YouTube per farvi vedere a quali YouTuber sono iscritta, così velocemente. E questa ovviamente è un'applicazione che utilizzo tantissimo perché io adoro guardare video su YouTube. E invece questa applicazione, che si chiama Studio, la consiglio agli YouTuber all'ascolto, perché questa applicazione vi permette di gestire il vostro canale, nel senso che potete pubblicare i video da qui, perché con l'applicazione di YouTube non si può fare questa cosa, mentre qui con questo potete proprio gestire il canale come se foste dal computer. Potete anche mettere da qui la miniatura del video, quindi è molto comodo. Poi qui ho l'applicazione di Ask. Questo è il mio profilo e tante persone si chiedono se sono veramente io, perché il mio nickname qui in piccolino è Unicorns2L, perché l'avevo aperto un sacco di tempo fa, prima di aprire il canale YouTube. Quindi mi ero chiamata con un nickname a caso e quello non si può cambiare, però questo è veramente il mio profilo. Quindi se volete andate lì a seguirmi, a farmi delle domande. E la mia immagine profilo è questa bellissima foto che ho fatto con su il maglione di Serpeverde preso a Londra al binario 9 3/4, e come copertina ho Draco Malfoy che urla spaventato. Qui sotto abbiamo le tre applicazioni principali che ho messo qui a portata di mano, perché sono sinceramente quelle che utilizzo di più. Quindi abbiamo WhatsApp, ovviamente, poi Twitter, che è il mio social preferito, veramente lo adoro. Questo è il mio profilo, mi chiamo come sempre Cleo Toms, se non mi seguite ancora seguitemi. In questo momento la mia icon è di nuovo Draco Malfoy che urla spaventato, e mi chiamo Nagini, che è il serpente di Voldemort, per chi se lo stesse chiedendo. Quindi questo è il mio profilo Twitter, e poi abbiamo il profilo Instagram. Eccomi qui. Anche qui mi chiamo Cleo Toms. Queste sono le foto che ho postato ultimamente. Come vedete il mio feed è a 3 a 3 con le foto, per cercare un po' di abbinarle, anche se diciamo non sono uno di quei profili perfetti, però ci provo. In questo periodo tra l'altro sto facendo un sacco di live, quindi seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, perché veramente praticamente quasi ogni giorno faccio delle live. Nella pagina seguente ci sono molte meno applicazioni, anche se il mio telefono è di 128 GB, cerco di non riempirlo al massimo. Quindi qui in questa cartella, che ho chiamato con il simboletto del razzo, ho messo tutte le applicazioni che utilizzo meno e che non si possono cancellare, perché con l'iPhone 7 si possono cancellare alcune applicazioni, però non tutte, e poi alcune magari mi servono, tipo che ne so, il Voice Memos, quello che registra gli audio, magari un giorno mi servirà, quindi li tengo qui di fianco in questa cartella che sinceramente però non apro mai. Invece in quest'altra cartella, che ho chiamato invece con l'alieno, ci sono delle applicazioni che utilizzo abbastanza. Per esempio questa è l'app Vodafone, perché sono Vodafone. Questo è l'App Store per scaricare nuove applicazioni. Questa è l'App Music proprio dell'Apple, che veramente non utilizzo perché ho già Spotify, però la tengo lì. Questa è l'applicazione della mia stampante per stampare direttamente dal telefono. Questa è un'app che si chiama Snow, che è bellissima. Scaricatela perché è tipo Snapchat, però ha degli effetti molto più belli e poi ne ha tantissimi. Infatti alcune mi chiedono come faccio certe foto. Per esempio questa foto qui, come vedete, c'è l'effetto orecchie da gatto e occhiali. Ecco, questo effetto qui è fatto con Snow, quindi ve la consiglio. Qui invece ho Spock, che come sapete ho utilizzato per fare il giveaway di San Valentino, e qui invece c'è questo gioco che si chiama Agario, che provatelo perché è veramente semplice e ti fa passare il tempo. Mia sorella è fissata, quindi provate Agario perché è l'unico gioco che ho, quindi questo vuol dire tanto. Qui ho un'applicazione che si chiama Harry Potter, e questa applicazione è come un Wikipedia solo dedicato a Harry Potter, quindi puoi cercare qualsiasi personaggio e trovi tutta la biografia. Per esempio, cerchiamo
Voldemort e vi esce tutta la biografia, tutte le informazioni, c'è scritto anche, attenzione perché ci sono degli spoiler, qui c'è la sua bella foto, Tom Marvolo Riddle, e poi c'è tutto quanto, quello che bisogna sapere, in che casa è stato, tutta la sua famiglia, tutta la sua storia, veramente bellissimo per un fanatico di Harry Potter, perché se non si ricorda qualcosa, vuole approfondire qualche personaggio, qui ci sono veramente tutti i personaggi, anche quelli della maledizione dell'erede e di Animali Fantastici. Ultima applicazione che vi mostro è questa qui, che si chiama Facetune, e questa è un'applicazione, se non sbaglio, a pagamento, sì, mi sa che proprio è a pagamento, però ne vale la pena perché è come un piccolo Photoshop sul telefono. Grazie a questo, ve l'ho fatto vedere anche nel video dedicato alle foto di Instagram e come le edito, che vi lascio come vi ho detto qui sotto, comunque è molto bello perché ci sono un sacco di strumenti per poter modificare le foto, nel senso che le potete proprio ritoccare e rendere più carine, e quindi mi piace molto, la tengo qui a portata di mano, anche se in realtà quella che utilizzo maggiormente è direttamente ViscoCam con gli effetti, qui invece la uso solo per ritoccare se ho qualche brufoletto, qualche occhiaia o per rendere un makeup che ho fatto più perfetto tra virgolette. E quindi dopo quest'ultima applicazione direi proprio che abbiamo finito. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se magari c'è qualche applicazione che avete scoperto, oppure se voi avete dei giochi o delle applicazioni per modificare foto che volete consigliarmi. Io vi mando un bacio enorme, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!